Abbiamo voluto vivere questo momento come qualche anno fa, ricordando quello che abbiamo vissuto, che abbiamo vissuto questo rombo fortissimo, ricordando che durante i nostri viaggi, nonostante il rombo delle moto, voi entrate nel silenzio, entrate in un silenzio particolare, un silenzio che è quasi ovattato da questo cuore, da questo rombo. E allora proprio questo rombo ci aiuterà a pregare. Preghiamo così. Signore Gesù, noi vogliamo fortemente ringraziarti. Noi vogliamo fortemente ringraziarti per il dono della vita. Per il dono della vita. Per il dono dei viaggi. Per il dono dei viaggi. Per il dono della creazione. Per il dono della creazione. E per il dono anche, Signore. Per il dono anche, Signore. Delle belle relazioni. Delle belle relazioni. Che viviamo tra di noi. Che viviamo tra di noi. In particolar modo durante i nostri viaggi. In particolar modo durante i nostri viaggi. Donaci di sperimentare. Donaci di sperimentare. Immersi nel vento. Immersi nel vento. La potenza dello Spirito Santo. La potenza dello Spirito Santo. E come tra il rumore delle nostre moto. E come tra il rumore delle nostre moto. Riusciamo ad immetterci. Riusciamo ad immetterci. In un silenzio profondo. In un silenzio profondo. Donaci di sperimentare la tua presenza. Donaci di sperimentare la tua presenza. Tra i vari rumori del mondo. Tra i vari rumori del mondo. Tra i vari rumori della vita. Tra i vari rumori della vita. Sapendo che tu sei presente sempre. Sapendo che tu sei presente sempre. Profondo di noi. Nel profondo di noi. Per questo ora vogliamo nel silenzio. Per questo ora vogliamo nel silenzio. Ringraziarti per la tua presenza. Ringraziarti per la tua presenza. E vediamo una mano al cielo. Oggi riflettiamo su due cose per essere arrivati, su una e su un'altra quando siete arrivati. Noi adesso faremo la dimensione con un pezzo nuovo. Voi avete addosso parecchie ossa, il teschio, le ossa, no? Però dovete impegnarvi sopra questi teschi, tatuati o disegnati, a mettere in qualche modo anche piccola una croce. Perché sopra la morte ha vinto la potenza della croce del Signore. Questo è importantissimo. E poi lui, poco fa, mi ha fatto vedere una cosa. Io non lo sapevo. Allora, questa qui dovete come cristiani dargli un valore nuovo. Vi faccio un esempio molto semplice. C'è qualcuno di Siracusa? No. Sei stato tutti a Siracusa? Sì. Allora, il Duomo di Siracusa è l'unica chiesa al mondo, l'unica al mondo, dove tutte le colonne del Tempio pagano sono rimaste lì. Ci sono altri tempi dove ci sono tre colonne in meno, quattro, ne è rimasta una. Va bene? Quella è l'unica al mondo dove ci sono tutte le stesse colonne del Tempio pagano. Cosa hanno fatto i cristiani? Hanno fatto la benedizione, hanno sistemato, è diventato la chiesa cristiana, semplicemente, cioè è entrata la fede. Anche su tante cose che voi usate dovete sempre riflettere, a mio parere, su che valore hanno rispetto alla fede e dare un significato nuovo. Ma devo chiedere permesso al bambino, no, devo chiedere permesso alla tua fede, molto semplice.
E se lui mi ha detto questo qui è? E per? Un cianciano. A cosa serve? Per togliere gli spiriti maligni. Gli spiriti maligni non esistono, esiste il diavolo nella fede. Va bene? E il diavolo si scaccia con la fede. Allora, questo campanello mi deve ricordare che bisogna essere sempre svegli, sempre attenti. Date un significato nuovo. Togliete quel significato e ne date uno nuovo. Signore, tu ci tieni svegli, tu ci tieni allerta, va bene? Quindi date un significato nuovo. Questo è qui. Quindi fate in modo che sia nell'ambiente motocivistico che nell'ambiente della vita, forse da te. Ogni significato che date alle cose, vedete se è pagato o cristiano. Se è pagato, non cambiate voi, mettete cristiano. Date un valore nuovo, va bene? Ora facciamo la benedizione e la faremo come sempre con la copia benedetta che ci ricorda Gesù che soffre la tua vita, che ci risiede, ci purifica e ci ricorda anche il nostro battesimo. Quindi durante la spersione ci segneremo la fronte ringraziando Dio nel dono della fede nel dono del battesimo. Signore Gesù, benedici questi due figli perché possono sperimentare la loro vita e il valore del tuo amore, la potenza del tuo amore, l'abbraccio misericordioso del Padre, la forza dello Spirito Santo, il tenero abbraccio di Maria, Madre tua e Madre nostra, la compagnia di Rosalia, nostra compagna di viaggio, e per la potenza dello Spirito Santo il bene di Benedetto e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore. Grazie a tutti.